Turismo e agricoltura di qualità, ma anche digitale e gestione dati. Sono queste le nuove strade della formazione professionale in Calabria, così come delineate a conclusione del giro di ascolto e di confronto che l'assessorato al lavoro della Regione ha avviato con mondo del lavoro, enti bilaterali, associazioni datoriali, cooperazione, terzo settore, sindacati e agenzie formative accreditate in vista dell'attivazione del sistema di istruzione e formazione professionale calabrese. L'iniziativa, che si propone di offrire ai giovani un'occasione per acquisire una professionalità specialistica spendibile nel mercato del lavoro e di consentire alle imprese del territorio di poter incontrare, per poi inserirle in azienda, le professionalità richieste, è stata illustrata dall'assessore regionale al lavoro Federica Rocisano nel corso di un incontro alla Cittadella regionale. Lei ha detto, a proposito di questi protocolli per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, si tratta di uno svecchiamento. Sì, perché comunque si ha una modernizzazione del sistema della formazione professionale che va in linea anche con quelle che sono gli indirizzi di tipo nazionale. Perché da quando, diciamo, rivesto questo ruolo abbiamo fatto dato la possibilità alle scuole di dare le qualifiche, quindi agrario, i professionali e quant'altro. Ha approvato e firmato l'accordo con la Regione Toscana per avere il repertorio delle competenze sulla quale dopo costruire i percorsi di formazione orientata al lavoro di Garanzia Giovani e siglato l'accordo col sottosegretario Bobba sulla formazione duale. Questo qua permetterà di avere una formazione realmente on the job, perché il ragazzo, oltre a fare la formazione in aula, ha la possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato all'interno delle realtà professionalizzante, quindi in senso stretto. E questo, secondo me, se noi riusciamo a ritagliarlo in un settore che sia coerente col mercato del lavoro oggi richiesto in Calabria, e sì, uno svecchiamento perché è una modernizzazione. Diamo al ragazzo la possibilità non solo di avere una certificazione e una qualifica, ma di avere delle reali speranze di essere inserito nel mercato del lavoro. Rispetto al passato, cambiano alcune qualifiche, la specificità della scelta? Sì, è il senso di questo tour di ascolto che noi abbiamo fatto a partire da gennaio, andando ad ascoltare le esigenze sia degli enti formativi che delle organizzazioni datoriali per andare incontro a loro che ovviamente hanno un contatto più stringente con il ragazzo che intende essere formato e con le organizzazioni datoriali che hanno il contatto invece con le imprese, e fare in modo che la formazione professionale abbia finalmente il senso di andare incontro alle occasioni di lavoro. E fare in modo che il ragazzo davvero non abbia solo una carta e una qualifica, ma abbia una chance reale di entrare nel mondo del lavoro.